Raga, è terrificante tutto quello che sto a leggere, è terrificante, è terrificante! E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Schizofrenia. Vi ricordo ragazzi che il vostro supporto con i like è importantissimo affinché questa serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 70 like, so che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto ed eccoci qua di ritorno dopo che purtroppo la volta scorsa abbiamo assistito ad un qualcosa di veramente brutto e triste. Ovviamente, ragazzi, è stato brutto perché il nostro protagonista, quindi comunque sarebbe a dire noi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra vita perché il dolore per la perdita di Sayori stava risultando essere veramente troppo grande, troppo insostenibile, al punto da cominciare ad avere allucinazioni, visioni della stessa Sayori. E quindi sì, è stato veramente insostenibile. Ragazzi, ci siamo poi risvegliati qui in ospedale perché Monica ha voluto, perché effettivamente è questo che ci hanno fatto capire, è stata Monica a volere che Natsuki ci salvasse la vita, per cui ci eravamo salutati esattamente qui. E quindi riprendiamo. E te lo stai anche domandando, ti ho portato qualcosa la scorsa notte e ti ho trovato sul pavimento ricoperto di sangue. Ti sei tagliato con un bisturi. No. Perché? Come perché? Non lo ricorda. What? Ah, ok. Adesso inizio a ricordare perché l'ho fatto. Sayori. Adesso sarei con lei se non fosse per... Grazie mille, Natsuki. Ti sono riconoscente. Mi dispiace che tu abbia dovuto vedere questo. È solo che sono stufo, non ce la faccio più con me. Non ringraziare me, è stata Monica che mi ha detto che non rispondevi al telefono. Ah, vedete, c'è appunto lo zampino di Monica. Che mi sta succedendo? Ogni ora è come se sentissi che il mio cuore viene pugnalato. Ogni giorno è un inferno, mi tornano in mente ricordi o penso a cose che avrei potuto fare, ma sono un idiota. Non ti incolpare così. Beh, io non sono un'esperta, però penso che sia normale in queste situazioni. Giocherina, devo dirti qualcosa. Oh, lascia che sia io a informarlo. Dottoressa Ellis, è passato molto tempo. La dottoressa Ellis è una persona speciale per me. Era una buona amica di mia madre, solo che poi il tempo cambia le relazioni. Mi fa piacere vederla dopo così tanti anni. Grazie mille, Giocherina. Per me è doloroso venire a conoscenza della recente tragedia di Sayori. Capisco perché lo hai fatto, però di certo non avresti dovuto arrivare a tanto. Suppongo voglia dire la frase, perché come al solito non è che ci si capisce molto. Mi prenderò cura di te. Giusto. Io già sappiamo che cosa dirai, ti conosco bene. Ascolta, Giocherina, il tuo stato mentale in questo momento è terribile, in uno stato obbrobrioso. E dopo quello che è successo non sei più in grado di proseguire da solo. In un primo momento avevo deciso di lasciarti qui, cioè internato nell'ospedale, però qui la signorina Natsuki si è offerta di prendersi cura di te. So che molto probabilmente ti arrabbierai, però non ho altra opzione. Se ti lasciassi andare da solo, non starei compiendo il mio dovere e ti starei esponendo ad un pericolo maggiore. Santo cielo. Bene, credo di aver fatto l'ennesimo casino. Non dire così, Giocherina, tutti quanti facciamo degli errori e nella tua stessa situazione penso ci fosse un po' da aspettarselo. Beh, oddio. Cioè, a maggior ragione allora uno si dovrebbe aspettare una cosa del genere e glielo lasciate fare. Cioè... Bisogna pure starci attenti alle parole che si dicono, eh? Ha ragione, Giocherina. Andrai con Natsuki o rimarrai qui nell'ospedale? Tu decidi. Ma non ti lascerò andare senza alcuna supervisione fino a quando non ti riprenderai. Natsuki, sì? Sei sicura che riuscirai a sopportarmi tutto questo tempo? Già ho un po' di esperienza, quindi sì, suppongo si riferisca a suo padre, purtroppo. Va bene così allora. Bene, mi rallegra sapere che voi due andate così d'accordo. Natsuki, nella reception troverai le medicine di cui ho fatto, insomma, che ho prescritto, ecco. Grazie, dottoressa. Giocherina, non preoccuparti, ti aiuteremo a uscirne.
Capitolo 2, ok, stiamo appena entrando nel capitolo 2. Oh shit. Altra roba creepy? Regà, è scritto come il culo, va bene? C'era una volta una bambina. Lei era molto felice col suo unico amico e durante quel tempo, alla fine, si rese conto che non era da sola, che sempre c'era stato qualcuno che la guardava. Nessuno sa chi è. Ma tutti quanti lo vedono. Si nasconde nelle ombre come se si trattasse di un fantasma. Quella persona è qualcuno di pericoloso? La bambina un giorno andò al parco con i suoi genitori, ma successe qualcosa. Improvvisamente nel parco non c'era più nessuno, né cani né gatti passeggiando, nemmeno il rumore fastidioso delle auto. Tutto era silenzio. Il cielo diventò grigio e dal nulla. Quel tipo assaltò la bambina e con un bisturi le tagliò la gola. Ok. La bambina morì e il tipo portò con sé nell'aldilà il suo corpicino, mentre il cielo diventò rosso. Passa dal grigio al rosso, insomma, diventò rosso. Che significa? Quella è una maledetta metafora. What the fuck? Perché mi dovete far leggere racconti così creepy, anche se scritti col culo è incredibilmente creepy? Accidenti. Oh, una nuova alba. Un'altra nuova avventura comincia. Sono stato qui gli ultimi 2 giorni e in questo periodo di tempo Natsuki è stata a vegliare su di me. Ho passato il tempo leggendo manga, guardando anime e chiacchierando riguardo il club. Con tutto quello che è successo, Monica ha deciso di sospendere le attività del club. Beh, attualmente comunque è tutto incerto, ma a questo punto delle cose il club non mi interessa. Oggi è il giorno che mi dimetteranno dall'ospedale. I miei tagli mi fanno ancora male, non posso muovere bene il polso. Non pensavo che il taglio fosse così profondo. Sono pronto per andarmene. Un messaggio di Natsuki arriva al mio cellulare, mi sta aspettando di sotto. E ora? Mentre scendo le scale, la mia mente si concentra su una cosa. Natsuki ha un gran bel temperamento. Non sembra una ragazza molto paziente, sembra più una che può arrabbiarsi molto facilmente. Sarà meglio che faccia attenzione a quello che dico. Improvvisamente, per sbaglio, sbatto contro un'infermiera e così tutti i suoi utensili che stava portando le cadono. Mi abbasso per raccoglierli. Mi dispiace molto, ero distratto. Vabbè, questa posizione è un pochettino innaturale, direi, però lei è davvero molto carina. Non preoccuparti, sto bene. Senti, io ti conosco. Come ti chiami? Sono Giocherina, C'è una ragazza che ti sta aspettando qui fuori, è meglio se ti affretti, non vorrei farla aspettare. È sicura? Ovviamente, vedi ragazzo. Va, vedi, vai ragazzo. Grazie mille, scusi ancora. Non preoccuparti. In ogni modo. Tutti commettiamo degli errori. Dicendo quest'ultima frase, l'infermiera raccoglie i suoi utensili e continua a camminare. Quello che è stato inquietante è stato il modo, il tono che ha usato per dirlo. Ho sentito qualcosa scorrere lungo la mia schiena. Comunque, non gli do troppa importanza e riprendo a camminare. Una cosa puzza? Puzza grandemente di merda, ragazzi. Ah, finalmente. Spero tu abbia una buona scusa. Buongiorno, Natsuki, mi fa piacere rivederti. Ho avuto un piccolo scontro con un'infermiera e... Ah, sto scherzando, dai, andiamo a casa tua. Senti, che ne pensi se andiamo a mangiare qualcosa? Che? Ho molta fame. Che non ho fatto colazione, ho molta fame. Beh, ovviamente no. Ti ho preparato la colazione a casa, non puoi aspettare un po'? Minchia, oh, non si può parlare, porca miseria, cioè, te sto a proporre una cosa, ok? Mi hai preparato la colazione a casa, ma rispondimi in maniera decente. D'accordo, tranquilla. Minchia, se ho fame. Natsuki ha chiamato un taxi per andare insieme a casa. Mi si ritorce lo stomaco mentre aspetto la mia colazione. Dopo aver subito 5 giorni di trattamento medico e psicologico nell'ospedale, finalmente casa dolce casa. È bello tornare.
Qua intorno posso scorgere alcuni vicini che mi guardano, con i miei polsi bendati. Sanno cos'è successo. Sento che mi giudicano col loro sguardo. La casa di Sayori è come prima. Non c'è nessuno lì. È un semplice terreno vuoto. Uno spazio morto e abbandonato, senza alcuna speranza. È come una casa fantasma. E l'appetito mi scompare quando vedo delle rose all'ingresso della casa di Sayori. Probabilmente alcuni compagni di classe di Sayori o magari le stesse ragazze del club di letteratura le hanno lasciate lì. Secondo Natsuki è stata Yuri a portarle alcuni fiori alla tomba in cui ci sono i suoi resti. Fisso per alcuni minuti quelle rose. Ogni petalo sembra marcio, senza vita. Mi sembra anche normale, sapendo l'aura che trasmette questa casa. Vieni, la tua colazione ti aspetta. Natsuki mi prende dal braccio e il mio sguardo si allontana lentamente da quelle rose appassite. Entrando in casa, vedo che tutto è quasi come prima, però si nota che Natsuki ha pulito. Ancora provo dolore per Sayori, ma improvvisamente, poco a poco, sento che comincio a svanire. In che senso? Che io svanisco, in che senso? Vedete ragazzi, non so mai se quello che è stato scritto è giusto o sbagliato. Senti, la colazione è pronta, vieni. È ancora lì. Natsuki. Torno nella mia comfort zone, ma le nuvole di pioggia ancora ci sono. Non preoccuparti, giocherina. Ma mangia qualcosa, non hai un bell'aspetto. Nonostante tutto, Natsuki riesce a strapparmi un sorriso e anche lei mi sorride a sua volta. Ho alcune cose pronte per te. Ho passato un po' di tempo a scaricare alcuni anime e alcune serie. Se vuoi possiamo guardarle oggi. Che carina che è, ragazzi. È troppo cheapy che si prende cura di noi. Nulla mi renderebbe più felice adesso, Natsuki. Esatto. Apprezzo immensamente lo sforzo che sta facendo Natsuki per farmi stare meglio e prendersi cura di me. Senza dubbio la ragazza perfetta per un romanzo. Spero di avere le forze para io per che cosa, cioè per cosa? Dopo tutto questo, comunque chi lo sa, nulla si può mai dire. Boh, non lo so, ragazzi. Mi ritorna improvvisamente l'appetito guardando tutto quello che Natsuki ha preparato con tanto amore, affetto, con emozione e tenerezza. Alla fine faccio finalmente colazione. Lumbares, ragazzi, vuol dire lombari, ma che cazzo significa? Non so se si riferirà alle spalle o che cosa, non lo so. Comunque, mentre mangio, le mie spalle fredde, lo tradurrò così anche se non sono sicura che voglia dire questo, sentono un dito intorpidito posato, cioè sentono come se ci fosse un dito intorpidito posato che cerca di entrare. Secondo me, ragazzi, per tradurre questa mod hanno usato Google Translate, perché non capisco come facciano ad usare certi termini assurdi. Boh, vabbè. Tipo permutazioni, che cazzo significa? Ma comunque non gli do tanta importanza, sapendo che a volte comunque il corpo può avere, insomma, delle sensazioni strane, che come, non so come tradurlo veramente. Buon appetito. Ma chi è sto X? Chi è sto personaggio che continua ad inquietarci così tanto? Che stupido. Come puoi finire una storia e dimenticarti uno dei tuoi più importanti personaggi? È incredibile che a molti nella realtà piaccia questa spazzatura. Not found, quindi non trovato. Accidenti, me ne sono dimenticata. Questo stupido ha provato ad uccidersi. Che fortuna che ho avvisato Natsuki. Bene, lasciami vedere gli archivi. Negato. Vediamo se questo serve a qualcosa. Bene, e adesso? Ha salvato Sayori. What? Bene.
Guardato. Salvato è presente, cioè sta parlando Sayori Yuri, che sta a fa? Stai cooperando? Natsuki. MC errore. Non di nuovo. Non provocare disastri. Errore. Ma sei difettosa. Sai che? Dimenticalo. Stavo solo controllando per bene, ma domani controllerò ancora tutto meglio. Questo di sicuro aiuterà. Con la sua malattia non passerà molto tempo prima che faccia qualche altro errore. Presto avrò quello che voglio. Aspetta, mio amore mio. È tutto strano, ragazzi, è tutto maledettamente strano, non ci sta capina ceppa, non so voi, ma io non ci sta capina ceppa. Se voi avete qualche teoria, mi raccomando, fatemelo sapere. Ok, questa musica, si può definire musica, è tremendamente creepy, anche questa. Beh, è passato un bel po' di tempo, siamo stati a guardare anime praticamente tutto il giorno. Bel film, no? Sì, è stata tremendamente drammatica. Ah. Dai, per me è stata molto interessante. È impossibile che tu non abbia alcun tipo di empatia per colpa di quel meteorite. Oh, dai, sto scherzando, è ovvio che mi è piaciuto il film. Oh, adoro passare del tempo con te, Natsuki. Spero che qualche giorno potremo fare ancora più cose insieme. Non so se sono stato troppo tempo sveglio o se sono i medicinali che mi hanno fatto male. Perché ho detto questo? Sì. Beh, ok, preparerò la cena. Io e la mia maledetta bocca. Non preoccuparti, posso ordinare qualcosa per cena. Davvero preferisco mangiare qualcosa di più rapido. Già avevo preparato qualcosa da fare. Non preoccuparti, Natsuki. Già stai facendo molto a preoccuparti di me in questi giorni. Perché piuttosto non mi parli di quello che preferisci riguardo i tipi di manga? Non ho avuto molto tempo per parlare con te al club. Se vuoi, puoi parlarmi di questo adesso. Sì, ovvio, mi piacerebbe. Spero di non andare troppo oltre con Natsuki. Credo che passare più tempo insieme mi permetterà di conoscerla molto meglio. Ma perché sta musica? Mi sta fa venire l'angoscia! Il tempo passa e Natsuki mi ha parlato un pochettino dei suoi gusti riguardo i manga e gli anime. Improvvisamente, dal nulla, nasce una conversazione su un tema senza senso. Senti, qualche giorno fa ho sentito che parlavi del fatto che odi il terrore. Perché? Non mi è mai piaciuto il sangue. Odi il terrore, cioè. Vedi, cioè, magari non, boh, non condividi l'orrore, le cose spaventose. Fa veramente schifo, più che terrore mi fa venire il vomito. Ci sono tante persone che effettivamente schifano, hanno forse anche la stessa fobia del sangue, eh? Anche così ci sono alcune cose che sì, mi fanno paura. Però comunque lo odio. Capisco, non alterarti. Senti, non voglio affrontare questo argomento, ma. Com'è stata la tua infanzia con... Lo sai? Oh, non preoccuparti. Cioè, ma allora perché dobbiamo parlare di questo? Cioè, è un argomento, regà, che mi ha fatto cadere in depressione. È un argomento che mi ha portato a tagliarmi le vene, porca miseria. Perché adesso ne dobbiamo parlare? Non lo so se è un bene, se è un male, non lo so. Non preoccuparti. Beh, quando l'ho conosciuta... Sentivo che ero io un peso, cioè nel senso ero io ad essere fastidioso con lei, volevo sempre giocare. Con il passare dei mesi si è fidata di me e ci siamo promessi di stare insieme per sempre. Sai, quelle tipiche promesse da bambini. Ma un giorno è cambiato tutto, ci siamo separati e con il tempo ho conosciuto altre persone, anche lei. Quello che più mi fa male è che quando ci siamo incontrati lei mi ha accolto a braccia aperte, io a malapena le ho parlato. Hai fatto quello che hai potuto. Nulla è stato colpa tua. Il cibo, spero, la cena, spero. Natsuki mi sorride leggermente e in quel preciso momento suonano la porta. Qualcuno ha ordinato una pizza? Solo una pizza, in due. Che brutto momento. Arrivo! Dopo aver cenato con la pizza e aver guardato un po' di anime, mi preparo per andare a letto.
Natsuki domattina andrà a scuola, quindi non ci sarà tutta la mattina. Lui ovviamente non sta andando a scuola attualmente, è chiaro. Finalmente mi fanno ancora male i polsi. C'è anche una macchia di sangue sul pavimento. Penso che il giorno passato con Natsuki è stato bello. È una ragazza veramente molto piacevole, a volte un po' fastidiosa, ma sono dettagli. Forse potrei piacerle. No, è Natsuki, ma anche non. Smettila di pensarlo, giocherina, meglio riposarci su. Domani sarà un altro giorno. Senti, sei lì. Sapevo che saresti di nuovo venuto con me. So che non mi lascerai di nuovo. Senti, lo ascolti questo? Wow, sono passati più di 40 secondi. Sai che significa? Questo vuol dire che una persona si è appena suicidata. Non è incredibile. Immagino come sarà stato. Chissà. Forse ha preso del veleno. O forse ha deciso di andare su un edificio. Chissà, forse è caduto da un ponte o ha attraversato un'autostrada. In ogni modo è molto piacevole sapere che siamo ancora vivi. Op. Sono passati di nuovo 40 secondi. Una persona in più. Mi fa pensare, che forma avrà? Che aspetto avrà? Quali sono le sue ultime parole? Il dolce suono di una persona che agonizza è tutto quello che voglio. Smettila, mamma mia, smettila di farlo. Un'altra volta. Dio, se è così allegorico tutto questo. Dimmi. Come credi che si ucciderà la prossima persona? Oh, davvero? Beh, indovina. Probabilmente è morta affogata nelle sue proprie lacrime. O chissà. Ma si è impiccata. E qual è stata la tua reazione? Che faresti una volta lì? Questo fai. Il collo si rompe, oh sì. Ma senti la sensazione delle tue ossa che poco a poco si rompono. E lo senti. Lo vivi fino a quando diventi incosciente. E la tua vita finisce. Povero imbecille. Sono maledetti quelli che muoiono perché sono deboli.
maledetti sono quelli che non hanno il coraggio di affrontare la propria paura. Maledetti sono quelli che guardano senza fare assolutamente niente. Spero che un giorno cadano in un tritatutto, che la loro carne si tagli in tanti pezzettini, fino ad essere distrutto, come se fosse come se fossero una vacca al macello. È terrificante tutto quello che sto a leggere, terrificante, è terrificante! E poi, una volta in mille pezzi, la carne e le ossa, bruciarle e gettarle ad animali selvatici. Ognuno deve pagare. Lo faranno, lo prometto. Che cos'è stato? Terrificante. Mi sveglio coi raggi del sole che entrano dalla mia finestra. Vedo che il mio orologio segna le 8 del mattino. Natsuki probabilmente già deve essere arrivata a lezione. A causa insomma, della mia situazione ho alcuni giorni liberi. Senza pensarci troppo, mi faccio una doccia e vado in sala. Sembra che Natsuki mi abbia lasciato un biglietto. Chissà, magari ti sarei già svegliato quando lascerò questo biglietto. Se non sono a casa, però ho dovuto andarmene in fretta e furia a lezione. Sono stata vari giorni fuori. Ah, ok, non ci sono stata diversi giorni. Ok, riguarda le lezioni, chiaramente si riferisce alle lezioni. Mi sono stata troppi giorni assente, non potevo più permettermelo. Ho lasciato qualcosa da mangiare in cucina. Tornerò più tardi, prova a riposare, Natsuki. Molto bene, dai. A fare colazione. Dopo aver mangiato il mio panino, vado fuori per prendere un po' d'aria. Dove dovrei andare? Potrei andare in un negozio di videogiochi o al parco, ma sinceramente non ho voglia di fare nessuna delle due cose. Chissà, magari vado a prendere alcune cose. No, già mi è andata male una volta. Credo che non ho altra opzione se non andare in biblioteca. Chissà, magari lì troverò un libro che mi aiuterà a distrarmi o qualcosa per Natsuki. Prendo un autobus e mi dirigo verso la biblioteca. Perché la biblioteca poi? Tra l'altro, mamma mia, è inquietante. Quindi il tragitto è, insomma, è tutto durante il tragitto è tutto a posto. Persone scendono, salgono e altre scendono. Alcuni non si siedono vicino a me a causa delle mie bende sui polsi. Che cosa vorrebbe dire? Non lo so, però vabbè, che c'entra, cioè. Comunque, tutti mi giudicano con lo sguardo, ma non mi importa. Continuerò, insomma, lungo la mia strada. Ok. Benissimo, allora ragazzi, io direi che salvo qui la partita. Siamo appena arrivati in biblioteca e io mi chiedo dove tutto questo comunque chiaramente stia andando a parare. Magari sicuramente ci sarà un retroscena più profondo, perché appunto c'è anche questo personaggio che non si capisce chi sia, Monica non riesce a svolgere bene le sue cose, quindi sicuramente ci sarà un retroscena più profondo dietro, ma cioè, regà. Degge ste cose come quelle di oggi è sempre pesante veramente, cioè faccio fatica, vi dico la verità, e il perché lo sapete, insomma. Fatemi sapere ovviamente ragazzi qual è il vostro parere fino ad ora riguardo questa mod, cosa ne pensate, quali sono le vostre ipotesi riguardo tutto quello che sta succedendo e verso dove stiamo andando a finire. Quindi questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Lo do a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!